di sostegno tot, o se magari per qualsiasi se mai io ci sono un paio di richieste, no, che ci sono stamattina, magari non so se è, secondo me 10 anni sono un po'. Cioè, il rischio è che tu fai 10 anni e che non ti riesci a fare una struttura tanto per fatta che sono qualche anni dopo. Cioè, io manterrei, insomma, così una porta, può essere anche un cane. Cioè, per fare il problema. Prego, no, era per capire chi sono i giocatori che utilizzano la struttura. Dovrebbero essere anche questi. Sì, dei quadri, cioè, di tutte quelle lì. Di tutte quelle lì, allora, è il discorso che ti dicevo prima, non so se l'ho completato o meno. Abbiamo di fatto due grossi parchetti, ok? Con una striscia, con un terreno. Sì, non so, lo so com'è la struttura. Allora, chiaramente la scelta è stata fatta lì per poterlo fare subito, se no dall'altra parte dovevamo andare ad acquisire e fare, diciamo così, un discorso prima del tempo per quanto riguarda l'acquisire le aree. E oltretutto lì c'è già qualcuno che vende, diciamo, su una ruota, diciamo, una camera, qualcosa del genere. E quindi, vedendo anche chi sono i suoi clienti, sono più che altro sono i camionisti o chi si regga in queste aziende. Che ma avete pensato magari di coinvolgere anche le ditte, visto che sono anche processiste, perché le ditte su questo essere... Perché insomma, le parti di ferro, il chiosco, parli di lì, sostanzialmente. Beh, no, no, non è per un servizio, perché bisogna capire che anche quella durata, per dire, credo sia, non dico indifferente, perché per carità c'è un bene che poi rientra. Però lo scopo è quello di dare un servizio a una zona, io credo che la funzione no, no, ma anche lavoro, magari no, ma magari i novaresi avesse un suo senso nel dire che è una zona potenzialmente pericolosa e quindi va gestita, perché una zona fuori dal paese con gente che va che viene, quindi difficilmente è anche controllabile complessivamente queste cose qua, è gente che è abituata a girare, quindi tenete conto che io non ho avuto contatti con l'ex continuamente, però con l'Eleni ci sono andati anche recentemente e dicevano che non solo erano assolutamente favorevoli, ma hanno un movimento di mezzi assolutamente superiore a quello che pensavo. Tutte le sere trovano decine di camion dentro. Il fatto che loro riescano anche a mandarli fuori, io ho visto un certo sollievo, che vuol dire avere meno problemi, meno gente che gira, meno gente avanti e dietro su queste cose qua, quindi io credo che sia da una parte un servizio al paese, nel senso che speriamo che sia gestito un po' meglio, un po' più pulito le cose, che venga tenuto un po' più pulito la zona, ed è anche un servizio all'impresa oggettivo da questo punto di vista, che può diventare un punto. E speriamo che il dito di terra, no? Speriamo che il dito di terra sia un po' più pulito. Non muore, ho la struttura che posso sempre mandare. Possibilità di tirare per sé il piano. Beh, anche per un discorso di
scorso le vite di fronte, frontiste hanno iniziato a fare lo spaccio dell'erba, che non è la zona dove sono state fatte le foto. Quella, come si diceva prima, non è ancora stata collaudata e verrà a carico del comune. Che non è quella, è l'altra zona, se venite a vedere, c'è la spazzatrice che pulisce l'asfalto e si è concordato con due spalci per Coca-Cola e due spalci da Stig. Quindi anche per dirla tutta, in teoria la zona di Zai 2 appena si entra alla statale dovrebbe la pulizia e la messa a posto, diciamo così, del piazzale dovrebbe essere a carico di Meridotti, non del comune, visto che noi non l'abbiamo ancora acquisito. Chi è che dovrebbe vedere l'ottimo? Dite parole. Ok, ma non lo fa quindi. Lo dovrebbe fare, si è ancora proprietaria dei piazzali e anche deve vendere i lotti rimanenti, quindi alla fine se uno ha una buona vetrina magari vende meglio i lotti, se la tiene un po' integrato, no? Quindi questo chiaramente noi cerchiamo di far rispettare e di fare il possibile perché le zone siano pulite, però chiaro che è come se a fare di pulizia a Casolanco, quello che volete. Invece quella lì dove viene posto il chiosco è zona già di città di comune. Vedete che hanno comprato i lotti per la loro collezione e devono tagliare l'erba. Bene, possiamo lavorare. La procedura dovrebbe essere questa. Mettiamo in votazione la mozione presentata magari da Garese con le modifiche che abbiamo detto, che ricordo che non è che proceda con un impegno, ma prende atto che quindi è stato presentato un bando e che a prendere in considerazione il caso di qualità del sostegno di tutela il creditore locale partecipante al bando, abbiamo creato via il parere della procedura edilizia perché il progetto è già stato fatto. Quindi questa è la seconda votazione per poter approvare il bando, diamo la richiesta di immediata eseguibilità e indichiamo che era in bianco i 60 giorni il tempo poi della pubblicazione del bando per presentare l'offerta, perché era ancora in bando, era ancora in bianco e quindi la presentiamo. Va bene le procedure, quindi la mozione favorevoli. Unanimità. Per il bando favorevoli. Unanimità. E immediata eseguibilità favorevoli. Unanimità. Punto 3, approvazione statuto del costituendo opportunità per la manifestazione numeresi e la nomina dei rappresentanti del comune. Solo poco. Ah sì, grazie Scipione. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Credo che questo
sia un ulteriore passo per un futuro che può essere quello di elevare il Ponente Piero. Credo che oggi non ci siano, e questa è diciamo la l'intenzione dell'amministrazione, oggi non ci siano i presupposti per andare a costituire un Ponente Piero, perché sicuramente le cose cambiano anche dal punto di vista sostanziale. Questo è comunque un comitato che non ha fini di lucro, che sicuramente non è previsto nessuna entrata, nessun corrispettivo con nessuno di questi che parteciperanno, quindi vuol dire che questo assolutamente è un gruppo di persone che si assumono la responsabilità anche con l'apporto dell'amministrazione comunale, della propria rete di Assunprese, che sicuramente sono la responsabilità di proporre e di gestire in prospettiva nei prossimi anni la testa. Perché è stato fatto questo comitato? Perché solo attraverso il corso dell'articolo 39 del codice civile è possibile creare un comitato che abbia già in essere un inizio e un termine. Quindi si può fare solo attraverso questo metodo. Prendo anche in considerazione, giustamente, come è giusto rilevarlo, che le relazioni dei rispettivi responsabili della testa del 2010 e del 2011 sollecitavano anche le amministrazioni comunali che venivano a fare un passo in più, quindi creare qualcosa di omogeneo, quindi che avesse, io leggo l'ultima, ma adesso sostanzialmente la ripetizione di quella del 2010, nella quale diceva appunto una costituzione di gente che gestisca tale manifestazione con proprio presente un possibilitativo, con propria entità fiscale. Ecco, sostanzialmente diciamo, questo è il discorso di perché stasera portiamo questo statuto e quindi lo proponiamo all'approvazione. Con la nomina sicuramente di due rappresentanti, anche membri eletti dal Consiglio Comunale, che possono anche essere informati in maniera che ci sia anche, che abbiamo fatto come scelta dovuta, che credo che sia anche dal punto di vista del fatto che ci siano rappresentanti della minoranza, che possa essere di supporto con idee di controllo nello stesso tempo, e comunque che credo che sia per la manifestazione del paese del massimo sforzo di tutti i soggetti anche amministrativi, quindi per la presenza del paese, che sia essenziale. Se ci saranno altre delle domande, io sono qua. Passaggi proprio che vanno a contraddirsi uno con l'altro. Se prendiamo la prima frase proprio di come aprite il punto, dove parlate inizialmente della festa del riso polenose, uno magari iniziando a leggere da lì potrebbe pensare che questo comitato che va a nascere sia qualcosa di finalizzato esclusivamente comunque a questa festa. Due passaggi successivi viene detto che per la buona riuscita della manifestazione è necessaria la costituzione di un comitato manifestazioni in ungherese legalmente costituito. In questo modo si va quasi a mettere in discussione che chi ha operato fino a questo momento comunque non l'abbia fatto al massimo, perché questo massimo sarebbe raggiungibile solo arrivando a questo comitato. Il punto successivo ancora si richiama una delibera consigliare fatta durante il nostro mandato a fine agosto, dove andavamo avanti praticamente quel protocollo di intesa che andava a formalizzare il gruppo di lavoro Ventino Gara, che vedeva comunque come attori gli stessi che vediamo questa sera, quindi da un lato Assimprese, dall'altro la Proloco, dall'altro l'amministrazione comunale di Nogara, in una forma sperimentale da portare avanti comunque anche per gli altri due anni successivi. E lo stesso comitato, comunque, lo stesso gruppo Ventino Gara, nel punto successivo c'è scritto che l'esperimento, quindi la nostra iniziativa, aveva dato ottimi risultati
e perciò proprio per quegli ottimi risultati si ritiene di riproporre questo sodalizio fra amministrazione comunale e associazioni. Allora, qua io mi domando, il nuovo gruppo che va a nascere, dove nasce, da quello che si legge qui, prevalentemente per la festa del riso con le noce, mentre la festa del riso con le noce, in passo all'articolo 3, dove ci sono le finalità e gli scopi, diventa una fra le varie cose che comunque saranno materia di questa nuova entità, nel senso che si dice che lo scopo sarà svolgere manifestazioni legate alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, attività socio-culturali e divulgative, nonché occasionalmente anche di carattere commerciale, in particolare l'organizzazione di grandi eventi come la festa del riso curenose. Quindi mettere insieme la festa del riso curenose, che comunque la prossima iniziativa fatta da entro il comune di Nogara, con attività socio-culturali nonché promozione del territorio, significa pressoché tutto, perché credo che attività culturali ok, attività sociali più o meno a 360 gradi racchiudono tutto quello che si può fare all'interno di un comune. Una cosa che mi crea ancora maggiore perplessità, da un lato appunto il fatto, e questo vorrei un attimo avere delle delucidazioni, il rapporto che avrà, attualmente sappiamo che c'è un prologo dove ci raccontavamo ancora all'epoca in cui ero sindaco, che dovrebbe, ricordo, ne parlavamo anche spesso con l'attuale assessore Pollo, dovrebbe negli anni a venire diventare non solo un'associazione riconosciuta come tale, ma il classico contenitore che va a mettere insieme tutte le associazioni presenti sul territorio per cercare di arrivare alla riuscita ottimale delle iniziative che di volta in volta si portano avanti. E dopo c'è le imprese che riguardano maggiormente il mondo imprenditoriale, più l'appoggio ovviamente necessario e indispensabile dell'amministrazione comunale di Nogara. In questo caso comunque i vari rapporti, adesso dico un'ipotetica festa del riso con le noce, parlo proprio come gestione pratica, adesso ci troviamo con un'impresa che comunque rimane in vita, con l'orologio che ovviamente rimane in vita, l'amministrazione comunale, anche questo organismo che di livello si mette in caso proprio di gestione effettiva della festa proprio materiale, nel caso magari di andare a ricerca degli sponsor, la gestione proprio economica di eventuali entrate, soprattutto, e questa è la cosa che in assoluto ci rende ancora più perplessi, è verso la fine dove si parla degli utili dei disavanzi di esercizio, nel senso che si va a dire che durante la vita di questo comitato, che mi sembra duri per la durata dell'amministrazione comunale, non l'ho detto male, praticamente gli eventuali utili non saranno comunque distribuiti anche in modo indiretto, mentre in caso, lo leggo anche per chi c'è presente qua questa sera, in caso di disavanzo di gestione dovuto ad eventi imprevedibili o persistenti condizioni atmosferiche avverse, il comune provvederà a ripianare le eventuali perdite di esercizio purché formalmente e idoneamente documentate. Allora, ci siamo ben detti che praticamente qua ci saranno delle persone di nomina comunque del consiglio, di nomina di assimprese, dell'amministrazione comunale e della Proloco, dove al gettone zero, a quanto capito, presteranno il proprio servizio per di volta in volta gestire queste feste, mettendo comunque un cappello anche giuridico e tutto, per dopo arrivare in caso di perdite, seppur formalmente documentate, a un intervento dell'amministrazione comunale che non so se sia in questo caso complessivo dell'intera somma comunque di perdita, se la perdita andrà suddivisa in questo caso fra asso imprese, fra la Proloco, fra l'amministrazione comunale, qua non è specificato e penso che invece, essendo comunque un primo protocollo che andiamo avanti, non possa essere un qualcosa di non messo comunque sia nero su bianco. Anche perché ci ricordiamo ancora in quel periodo comunque la gestione nostra, mi sembra strano adesso leggere che c'è stata una gestione ottimale dove le stesse persone che magari si occupavano di asso imprese della Proloco a quel tempo, anche con ruoli di presidenza e di vicepresidenza, dicevano che non era stata gestita proprio al meglio, che aveva ottenuto dei risultati economici che potevano essere sicuramente più soddisfacenti, anche la gestione complessiva della festa poteva essere comunque molto migliorata rispetto a quello che era. Quindi leggere adesso che sembra di non aver vissuto quei periodi, quelle fasi, che è andato tutto bene, e anzi proprio perché è andato così bene bisogna ripartire da lì per fare ancora meglio, ci domandiamo se abbiamo sognato in quel periodo o se è stato comunque un qualcosa che ci ricordiamo particolarmente male. Quindi ricordiamo ancora i
consiglieri comunali, allora in minoranza, Mirandola e Poltronieri, che ci ricordavano, ma come l'impegno, visto anche il periodo di Valle Magra, dell'amministrazione comunale, nell'arrivare comunque nel gestire la festa del riso come noi, dovrebbe essere progressivamente sempre meno stressante, la festa dovrebbe iniziare anche ad autogestirsi, perché a forza, insomma, le edizioni sono state tante, perché siamo piano piano, andiamo verso la 30ª edizione, non verso magari la 10ª o la 5ª, e questo dovrebbe diventare autosufficiente. In questo caso mi sembra che il Comune provvederà a ritenere eventuali perdite d'esercizio, purché formalmente, idoneamente documentate, lasci spazio comunque a delle interpretazioni che potrebbero essere anche dei contributi da parte del Comune di Nogara come somme abbastanza ingenti. E dico, è un periodo questo dove sappiamo le difficoltà economiche, dove sappiamo che la coperta comunque è corta da tutte le parti, è corta nel sociale, è corta nelle attività economiche, è corta nelle tasche di tutti, nelle pensioni, negli stipendi, quando si riescono ancora a percepire. Quindi il fatto di pensare allo stesso tempo che noi andiamo ad approvare un qualcosa dove il Comune non si sa in quale misura ripianerà eventuali perdite per una festa, e che a questo magari corrisponda un minor contributo dato a un'associazione per la propria comunque mantenuta in vita, o per il fatto magari, Petroniere porta pazienza, dopo rispondi porta pazienza, dai, te ne senti una volta ogni 40 giorni porta pazienza. O pensare magari che eventuali contributi economici possono essere, di fronte a persone che ne hanno effettiva necessità, magari ridimensionati per far fronte sempre a questi tipi di spese, riteniamo che in un periodo storico come questo sia qualcosa comunque quantomeno di discutibile. Quindi da parte nostra le forti perplessità ci sono, vediamo se saranno un attimo impanate nel proseguo della discussione. Intanto lascio ovviamente ad Emanuele la parola, se avrà qualcosa da aggiungere. Sì, abbiamo come gruppo consigliare delle forti perplessità, nel senso che la prima domanda che ci sorge così spontanea, leggendo quello che è il testo del comitato, è una domanda semplice, nel senso che questo comitato andrà ad occuparsi nello specifico della festa più importante, diciamo così, del nostro paese, quindi la festa del riso con le onze, o andrà a gestire, diciamo così, attività, promozione del territorio, dei suoi prodotti, attività socioculturali, educative, e poi si parla anche, nonché occasionalmente, anche di carattere commerciale, in particolare con le situazioni di grandi eventi come la festa del giorno. Cioè, voglio capire, questo comitato viene creato per gestire la festa del riso con le onze, e mi sembra aver capito che ha una forza giuridica con una propria partita IVA, anche per tutto il discorso che si sa dei costi, no? Per la difficoltà dei costi. O è un comitato che viene creato per effettuare, cioè, questa sorta di attività, quindi gestione del territorio, praticamente tutto, perché c'è la promozione del territorio, attività socioculturali e attività educative, anche addirittura attività occasionalmente commerciali. Quindi questa è la prima sorta di domanda, ecco, perché secondo noi sono completamente diverse. Il discorso è gestire una festa, il discorso è gestire praticamente tutto. Poi vorrei chiedere anche i nomi, cioè ci sono qui praticamente esiste il comitato costituito da 7 membri. Vi sono già stati forniti dei nomi da parte, che ne so, delle associazioni, o qui c'è la Coloco, a sue imprese, oppure dovete ancora sentirli e quindi devono essere ancora comunicati. E poi un'altra domanda è che nel caso in cui questo comitato si occupi praticamente di tutto, perché va dal territorio, la produzione del territorio dei prodotti, attività sociali, attività culturali, attività educative e attività commerciali, praticamente il nostro ufficio fa tutto, le attività che hanno tutte le componenti associative, quindi tutte le associazioni, in particolare l'attività della Provolgo e le attività di Assoprese. Ci sembra che con la sorta della costituzione di questo comitato siano un po' demonizzate da questo punto di vista, quindi sì, no? Demonizzate, nel senso che
non abbiano più quel ruolo fondamentale che devono avere in attività sociali, culturali o diciamo così divulgativo del territorio. E poi un altro punto, a nostro avviso, abbastanza importante è questo. Quando si va ad indicare l'articolo 14, dove si parla di disavanzi di esercizio, ci sembra che da parte vostra, come amministrazione, avete sempre sostenuto che una sorta di forma che potrebbe essere quella del comitato, ma a nostro avviso ci potrebbero essere anche altre forme, questo comitato dovrebbe avere la forza di incamminare con le proprie gambe, nel senso che nel caso in cui ci fosse la gestione della festa di Riso Colinose, chi si inserisce all'interno, il presidente e logicamente il direttivo, dovrebbe in uso condizionale assumersi la responsabilità eventualmente di subentrare se ci sono alcune perdite. Però l'articolo 14 è stato espresso che nel caso in cui ci siano dei disavanzi di gestione oppure eventi prevedibili dal sistema di condizioni atmosferiche, il Comune provvederà a ripianare eventuali perdite di esercizio. E praticamente questa sorta di autosostenibilità di questo comitato viene a decadere con questo articolo. E poi anche quando si va a definire l'articolo 3, dove dice finalità e scopi, realizzare ogni iniziativa utile al raggiungimento delle proprie finalità, e sarebbero quelle che abbiamo elencato prima, no? Quindi gestione del territorio, comunque attività sociale e culturale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Cioè, fanno un frase un po' praticamente, si può dire, attenzione, questo comitato non deve svolgere attività diverse rispetto a quelle in elenco di cui le finalità. Praticamente sono tutte, perché a prendere la sociale, la culturale, le educative, commerciale, attività del territorio, prodotti. Quindi mi sembra che sia una frase anche che da questo punto di vista, cioè non ha un senso che praticamente questo comitato qua fa tutto. Cioè ha libertà a 160 gradi. Noi forse avremmo gustato di più che avesse magari gestito il discorso dei costi, no, che lo sento benissimo, lo conosciamo bene anche noi, quindi una forma giuridica con una propria partita IVA, quindi la possibilità anche di gestire da un punto di vista finanziario sicuro questi costi, dall'altro che avere uno spazio a 360 gradi che poi magari da limitare quelle che sono le attività delle associazioni o anche le attività stesse di assoprese. Basta, ci sembra di il nostro voto come arriva Simone, insomma non è, adesso sentiremo nel proseguo del Consiglio Comunale se avete la possibilità di modificare. Allora, credo che fatto che ci siano stati questi due anni e mezzo, c'è stata la collaborazione tra sempre più marcata e sempre più ricercata tra amministrazione, assoprese e provoco, ha portato sicuramente ad alcune impostazioni, soprattutto sul discorso relativo alla festa di Sovranone, che qui è chiamata proprio nell'articolo 3 in maniera molto chiara. Festa del Sovranose e le attività di sicurezza. Sostanzialmente il comitato viene fatto per questo motivo e assolutamente per chiamare l'organizzazione di grandi eventi come la festa del Sovranose. Scusami, allora si mi parla è scritto occasionalmente anche di carattere commerciale in particolare. No? Allora io ti ribadisco che no, non sono legati. E quindi io ti ribadisco che sicuramente questo è il motivo che viene fatto il comitato.